Sì, pronto. Salve, Lungoni, Milanello. Volevo un attaccante, un numero 9 forte, perché abbiamo una situazione un po' particolare qui da affrontare. Va bene, grazie, grazie. Obiezioni? Obiezioni? Ragazzi, avevamo lui come numero 9, mamma mia. Maglia che mi è stata firmata, grazie Pippo. L'ho recuperata oggi. Avevamo lui come numero 9. Mamma mia. Se ci pensate, Inzaghi. Quanto servirebbe oggi al Milan un Inzaghi? Abbiamo Jovic oggi come numero 9. Segno che i tempi sono cambiati, eh? Se ci pensi, mamma mia. Inzaghi, Jovic, poi non ho nulla contro Jovic, per me il Milan ci può stare, però oggi è Jovic, cioè c'è Morata come attaccante titolare, il 9 è Jovic e senza Morata c'è Jovic. Davvero meglio non pensarci, eh. Oggi parlavo con un amico Francesco Poletti della pasticceria numero 1 di Cernobbio e dice quanto mi manca il nostro forte Milan forte, o forte Milan, quanto ci manca, eh. Ragazzi, chi l'ha vissuto sa, e chi non l'ha vissuto può soltanto immaginare, ma non bisogna abituarsi all'idea che il Milan debba essere qualcosa di. Mi raccomando, commentate numerosi qui sotto, lasciate un bel like, e se anche voi vorreste un Inzaghi in questo Milan, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella, e iscrivetevi anche al mio canale personale che trovate qui sotto nel link di descrizione. Un grandissimo Pippo Inzaghi, che è stato anche il Milan allenatore. Come allenatore ha avuto qualche difficoltà, io spero possa esplodere anche da quel punto di vista, però ragazzi, questi, un giocatore del genere ci manca davvero tantissimo e lo porto nel cuore. In qualche modo Inzaghi riguarda, in qualche modo non soltanto lui, il podcast prossimo che faremo su Milanello. Nel video precedente vi raccontavo di come Kalulu, milanista di ferro, di titanio, avesse scritto sulla sua bio: giocatore della Juve in prestito dal Milan. Poi sta girando sui social, ha cambiato giocatore della Juve in prestito e poi ha cambiato ancora giocatore della Juve. Quindi ha fatto una modifica dietro l'altra, ci sta. Insomma, a me quando Brahim Diaz era arrivato aveva scritto giocatore del Milan in prestito dal Real Madrid, mi aveva dato fastidio quella cosa lì. Invece da milanista apprezzavo che c'era quella cosa lì, mi aspettavo che l'avesse to l'avrebbe tolta o gliel'avrebbero fatta togliere e così è stato. A proposito poi di uscite, sicuramente meno dolorosa si preannuncia, almeno per quanto mi riguarda, quella di Pobega, trattativa di uscita con il Bologna, però il Milan vorrebbe qualche garanzia in più rispetto a quelle che non aveva dato nell'affare Salemakers. Poi ben venga, cioè mettere un prestito con diritto che diventa obbligo a determinate condizioni che possono essere le presenze, perché altrimenti il Milan dà un altro anno a un giocatore che poi torna indietro, deve ripiazzare. Vero è che con Salemakers forse non ti è andata male, il fatto che non abbiano riscattato Salemakers a una decina di milioni di euro, 10-11, ti ha fatto tornare un giocatore che poi hai visto nel precampionato. È stato tra i migliori, se non il migliore, e potrà tornare utile, la cui conferma è stata voluta fortemente dal mister Paolo Fonseca. Però devi anche vendere il Milan. Negli ultimi anni ha avuto un calo vertiginoso di incassi da cessioni. Pobega è uno da cui il prossimo anno, sempre il prossimo anno. Quest'anno non riesci a incassare, però ripeto, il Bologna vorrebbe il diritto di riscatto, il Milan vorrebbe un prestito con diritto che diventa obbligo per avere qualche garanzia in più, che il giocatore possa andare via e di incasso che serve poi per fare mercato. Ricordiamo che il prossimo anno avremo, ne parleremo molto poi già ad aprile, maggio, dicendo, però abbiamo già i 25 milioni di De Ketelaere, abbiamo già i 7 milioni di Brescianini, abbiamo già un tesoretto da 32, puntualmente quel tesoretto va a farsi benedire. Io non avevo parlato, qualche collega sì, del budget da 100 milioni di euro che il Milan avrebbe speso sul mercato. Non mi sembra che ci siamo avvicinati ai 100 milioni di euro.
E poi a gennaio si diceva, e però quello che il Milano spende per il difensore a gennaio lo spenderà poi in estate per la punta. Si è visto, per la punta spesi 15 milioni di euro. Cioè noi abbiamo provato a risolvere il problema numero 9 con 15 milioni e basta, perché Jovic poi è lì, è rimasto e appunto alla maglia numero 9. In tutto questo bisogna affrontare un paio di partite senza Morata. Io non mi rassegno all'idea che il Milan abbia un'esigenza e non la vada poi ad affrontare come si deve, perché servirebbe comunque un altro attaccante. Jovic, amici, l'abbiamo, non io, la società lo ha bocciato, l'ha messo sul mercato, non ha neanche annunciato il rinnovo perché sapeva che lo voleva far partire. Poi oggi è lì. Io spero che qualcosa possa cambiare perché Jovic non è un numero 9, è un numero 11. Ma me lo terrei Jovic, aggiungerei un appunto. Poi qualcuno sta fuori dalla lista Champions. Pazienza, pazienza. O dalla lista Italia magari qualcosa si può fare. Detto questo, secondo me, mio parere personale, sabato, ore 18:30. Contro il Parma non deve giocare Jovic, ma non perché Jovic non è bravo dall'inizio, perché Jovic non è bravo né dall'inizio né a gara in corso se è unica punta. Ha bisogno di una punta a suo fianco. Quando segnava è perché scendeva in campo 9 volte su 10 con Giroud a suo fianco che li portava via l'uomo, creava spazi e quindi aveva più facilità. Secondo me deve giocare Okafor dall'inizio, deve giocare lui, Okafor. Il tanto criticato Okafor, da qualcuno, non da tutti, ha un GA ogni 97 minuti. Cioè lui fa un gol o un assist ogni 97 minuti in campionato da quando veste la maglia del Milan. Significa che, considerando il recupero, ogni partita lui o fa gol o lo fa fare. È una statistica impressionante. Che ci dice che cosa? Che va utilizzato un po' di più. Mi sembra che quest'anno abbia anche quel sacro fuoco lì, che magari a tratti lo scorso anno per un motivo o per l'altro è mancato. E quindi valorizziamolo. Io personalmente, sabato alle 18:30, vorrei vedere tanto Okafor dall'inizio in posizione centrale, non come qualcuno sta ipotizzando, come esterno di sinistra con Leao a punta centrale. Per me questo non esiste. Leao esterno di sinistra. Okafor centrale esiste e mi piacerebbe molto vederlo sabato contro il Parma con Jovic che nel caso se serve subentra al fianco di Okafor. E per quanto riguarda Rafa Leao, leggevo anche oggi articoli, il Barcellona vuole rispondere all'operazione Mbappé con Rafa Leao, il Milan però abbiamo detto più volte fa muro e io ho la sensazione che la cosa si stia per sgonfiare anche in Spagna, dove invece il nome caldo in questo intreccio particolare è quello di Chiesa, che sarebbe stato sostituto di Leao in caso di partenza. Chiesa può andare al Barcellona, Leao resta al Milan e su Leao dobbiamo aprire però un capitolo. Intanto una statistica importante. Io appena ho visto la partita, già dopo 10 minuti, ho detto, secondo me Fonseca ha chiesto Leao di tirare più volte verso la porta. Lo scorso anno lo aveva fatto un paio di mesi senza tirare in porta. Vi ricordate? E se non tiri in porta, ovviamente non puoi segnare. Credo che questa sia stata una disposizione, una richiesta, una consegna specifica di Paolo Fonseca. Tant'è che pensate, nell'ultima partita Rafa Leao ha fatto 7 tiri. Voi direte, beh, è un attaccante. Eh no, per Leao fare 7 tiri è quasi un inedito. Pensate che l'ultima volta che ha fatto 7 tiri, ne aveva fatti 8, il record di tiri a partita, nel 22, 2022, in Milan-Bologna 0-0. Record di tiri a partita 8, però non è riuscito a segnare, così come sabato non è riuscito a segnare con 7 tiri. Un'altra volta aveva tirato 7 volte, era Spezia-Milan 1-2 del 2021. Quindi io credo che quest'anno vedremo Leao che tira molto di più, sperando che segni anche molto di più rispetto ai 9 gol che ha fatto lo scorso anno. E ha avuto le sue occasioni, una in area
aveva anche spazio attorno a sé dopo che è stato respinto colpo di testa di Ciao e l'ha sprecata da un metro e mezzo. E poi l'altra, bravissimo, resta in piedi, va a parte e davanti al portiere le ha tirato obiettivamente addosso. Quindi va bene tirare di più, ma bisogna tirare meglio. Io credo che questo sia il suo limite. Raramente abbiamo visto Leao segnare da fuori, o vedevo le statistiche quest'estate poche volte, o tirare in maniera decisa e con tiri imparabili. Speriamo che migliori anche in questo. È vero che ormai ha 25 anni, però forse è un po' il suo limite il tiro, non so se siete d'accordo con me. Detto questo, Leao deve svoltare, deve essere nella prestazione, nella partita, ma deve fare anche più gol, deve essere cattivo sotto porta, quando in certe occasioni deve buttare giù la porta. A maggior ragione in assenza di Morata, ecco, credo che si debba prendere lui sulle spalle l'attacco del Milan, che ha tante risorse, tante possibilità, potenzialmente Rafael ha la possibilità più pericolosa. Il Milan ha fatto muro, il Barcellona pare, sembra essersi rassegnato. Ora Rafa però faccia il salto di qualità, perché per me questa è un po' la stagione del dentro fuori, no? E dopo l'anno dello scudetto non si è ripetuto, è stato sempre un po' discontinuo. Questo deve essere l'anno per uscire dall'equivoco Leao, cioè Leao facci vedere che cosa sei. Sei un potenziale top e ti avvicini a quel concetto, o sei un giocatore che ha dei numeri ma troppo discontinuo e sotto porta continua ad avere poca cattiveria, ce lo faccio vedere quest'anno. Nella prima partita, nel secondo tempo è sparito, nel primo tempo ha avuto tanti spunti diversi, ma li ha sprecati. Speriamo che possa essere una versione nuova. Non basta tirare in porta, ma è già qualcosa, bisogna però tirare anche bene. E non vorrei che però tirando troppo in porta perda magari la possibilità di fare qualche assist in più, perché anche quelli sono stati importanti. Vediamo un po' che cosa succede, non lo proporrei 9 sinceramente sabato, mentre Okafor è qualcosa di, per me, serio, che merita di essere valorizzato, ripeto, un gol o assist, un G barra ogni 97 minuti. E quindi ragazzi sfruttiamolo, con Jovic che per me deve andare in panchina. Poi se ci fosse lui ragazzi, mamma mia, quanto sarebbe tutto molto più bello e molto più facile. Ditemi anche di Pobega che sensazioni avete e se avete anche voi questa sensazione che il Milan faccia fatica a cedere bene i suoi giocatori. Io ho questo punto, non me lo toglie dalla testa nessuno, ma sono pronto a cambiare idea nel caso e faremo anche un focus dettagliato su questo aspetto. Spero che qualcosa possa accadere là davanti come numero 9, ma credo che non accadrà nulla e quindi saremo con un reparto d'attacco in cui tu sul 9 hai investito 15 milioni. Stop. Un giovane quantomeno potevi provare a inserirlo. O puoi provare ancora a inserirlo, uno che sia un under 22, inserisci nella lista Italia, ma nel frattempo Ibrahimovic, che oggi è in montagna, ritiene che il Milan sia a posto così. Su Camarda poi apriremo un capitolo a parte, secondo me oggi non può essere ancora pronto, coraggio, mica coraggio, per fare la differenza in Serie A. Spero tanto di sbagliarmi. Commentate, lasciate un like, iscrivetevi qui numerosissimi, attivate la campanella, ci vediamo poi più tardi sul mio canale personale, qui sotto il link. Iscrivetevi numerosissimi, un abbraccio, forza Milan oggi più che mai, domani ancora di più, ragazzi. Quanto ci ha fatto gioire questo uomo qua. Grande Pippo, un bacione.